Buche come crateri, avvallamenti e marciapiede di vento in più punti. I residenti di Via Puccini e Viale Cairoli a Lido di Fano denunciano lo stato di degrado dell'asfalto e la mancata manutenzione della zona. Oltre 10 anni fa, ci hanno raccontato, erano stati eseguiti lavori nella strada principale, lungo le ciclabili e in un solo controviale. Non in questo però, forse perché era in programma un intervento sulle fognature. Ma ancora oggi è tutto fermo. Qui, hanno precisato, è un pericolo continuo, in particolare per disabili e anziani. La situazione è diventata indecente. Questa è una strada abitata da persone anziane. In più ci sono gli studi medici dove vengono persone anche disabili. C'è la farmacia dove vengono tutti. E qui non ci si cammina perché ci sono le buche, nessuno viene. Adesso ci hanno promesso che sarebbero venuti nella primavera 2022, ma non si può passare un altro inverno con una strada così. E soprattutto, da ultimo, hanno mandato delle persone che abitano qui delle mail, nessuno ha risposto. Ci raccontavano anche altri residenti che più persone sono cadute e si sono fatte male. Sì, perché ci sono le buche e sembra che c'è stato un bombardamento, ma in più veramente è una vergogna perché questo è un viale che porta dalla città al mare, è indecoroso anche per il comune. D'accordo con la signora Miccioli anche Alberto, residente nello stesso viale. Praticamente lo facciamo tutti quando dobbiamo spostarci dalla città al mare, lo fanno i residenti, i cittadini fanesi, ma anche i turisti, no? E cosa vedono? Vedono un viale che non viene manutenuto. Inoltre sono tanti e tanti anni che questo viale deve essere riqualificato, mancano gli alberi, non vengono ripiantati, le aiuole che una volta, mi ricordo, venivano riempite con i fiori durante l'estate, adesso sono trascurate, quindi è un viale che va sicuramente riqualificato. Lei qua ha una seconda casa, come valuta questa situazione? Allora, valuto che questa situazione, anche per i turisti che passano, ma soprattutto per tutti questi bei signori che abitano qua, tutti intorno agli 80 anni e oltre, abbiano diritto di poter uscire dalla porta di casa, visto che ho domandato, pagano le tasse da un sacco di anni e non mi sembra adeguata per delle gente di quell'età uscire di casa e rischiare di rompersi una gamba da un momento all'altro. Di giorno, di notte proprio, di notte e di sera, non si può proprio uscire e quindi sarebbe il caso che il comune ci mettesse mano ai marciapiedi e anche a questa che è strada dopo tutto.